intanto un primo ringraziamento in attesa del collegamento con il direttore del Museo Archeologico di Reggio Calabria, Carmelo Malacchini. In qualche maniera questo viaggio è iniziato proprio alla Biblioteca della Camera dei Deputati a Roma, dove abbiamo iniziato un dialogo importante. Abbiamo avuto una tappa importante qui nei giorni, diciamo, di settembre-ottobre, anche con la premiazione, e ci tenevamo a chiudere, perché oggi e domani chiuderemo questa prima biennale proprio qui al Museo Archeologico. Quindi intanto ringraziamo l'ospitalità, che per noi sta diventando un punto di riferimento da vari punti di vista. Magari ti lascio la parola e poi, se arriva il sottosegretario, passeremo subito a... C'è già? Vabbè, intanto ti lascio la parola. No, vabbè, a questo punto non facciamo aspettare il sottosegretario. Collegato? Io saluto. Ah, eccolo qua. Buongiorno. Ecco, allora... Buongiorno Vittorio, sottosegretario, adesso ci siamo visti un po' di mesi fa tutti insieme proprio alla Biblioteca della Camera dei Deputati, e lì era nata un po' questa sfida che proprio lei ci aveva incoraggiato a portare, come dire, in fondo, proprio con questa centralità del territorio e poi anche in qualche maniera di spostare questa nuova latitudine, diciamo, di pensiero e di ricerca legata a tutte le arti proprio lungo lo stretto. Quindi siamo intanto, la ringraziamo, contenti che oggi e domani, che sono le giornate di chiusura, di poter avere di nuovo un confronto con lei. L'evento è andato molto bene, come abbiamo già comunicato, più di 10.000 persone, e quindi cominciamo a porci il problema di come continuare questo percorso, e sicuramente il confronto con lei è molto importante. Le lascio la parola, grazie. Abbiamo fatto quel convegno che non è nato e morto in quella giornata, ma ha dato l'indicazione di un entusiasmo e di una volontà che unisce due regioni importanti, una delle quali ha un'autonomia compiuta, anche se non è un'autonomia economica ma politica, e l'altra è una regione che chiude comunque il percorso dell'Italia fino all'autonomia siciliana. Per cui tenerle insieme significa ribadire un concetto di unità d'Italia, anche attraverso quello che di originale è venuto dall'indipendentismo e dall'autonomismo siciliano, che significa una riconsiderazione del progetto garibaldino, che in Sicilia è molto sospetto. E allora questo motivo, e poi l'insistente volontà che è politica, che ha visto un piccolo, diciamo, dialogo con Salvini, che mi ha pregato di non parlare del ponte, quindi ne parlo come se fosse una realtà. Quel ponte, prima di essere un ponte fisico, è un ponte di idee, è un ponte di visioni, è un ponte di cultura e di politica, e quindi è evidente che il ponte si farà, e lui ha in mente di farlo, e io gli auguro di riuscire a portare a compimento questa impresa che ho sempre guardato con sospetto e che non voglio discutere, perché alla fine la mia posizione, come dire, antagonista si era attenuata quando l'ingegnere Trevisani mi disse una cosa che mi colpì molto, che a parte l'idea della solitudine dell'isola e le cose romantiche rispetto all'ambiente che io avevo sempre evocato, però il ponte sullo stretto sarebbe l'ottava meraviglia del mondo e porterebbe un turismo solo per vedere lui, come invenzione, diciamo, non sarà lui, ma alla Calatrava, cioè un'invenzione di ingegneria creativa che sarebbe suggestiva come ragione per andare a vederlo e non soltanto come infrastruttura. Per cui, partendo da questa idea, che è un'idea meta infrastrutturistica, cioè l'idea di una invenzione dell'uomo, di una creazione dell'uomo che vale sul piano simbolico e sul piano creativo, è evidente che il primo ponte è la Biennale dello Stretto, una biennale che unisce le due città che ancora sono distaccate dal mare. E quindi noi andiamo nella direzione di un progetto che sul piano virtuale e sul piano della suggestione e della poesia e della cultura molto più sicuro e anche pieno di futuro. Quindi mi pare un'idea che va coltivata, perché quel punto è comunque un punto su cui la politica, la cultura, il pensiero,
la Magna Grecia, la civiltà, l'arte, l'arte del Novecento, la letteratura del Novecento, nella prospettiva di un museo a Noto che stiamo programmando col Ministero tra i nuovi musei, che è un museo del Novecento, e cioè un museo di una idea di cultura che in Sicilia ha avuto, nonostante l'autonomismo, la più alta rappresentazione dell'Italia, perché da Pirandello a Tomasi di Lampedusa, a Brancati, a Sgalambro, a Bufalino e poi a Guttuso, a Guccione, a Polizzi, tutti i grandi artisti e scrittori italiani sono siciliani, e questa loro condizione non è una condizione di pensiero isolano, ma di pensiero universale, cioè di pensiero che diventa italiano e poi europeo. Quindi la Sicilia ha dato prova nel Novecento di essere la capitale dell'Italia sul piano delle proposte culturali e artistiche le più alte, le più importanti. I romanzi siciliani sono i romanzi dell'Italia Unita. Gli artisti siciliani sono gli artisti dell'Italia Unita. Allora, autonomia, creatività, ponte, sono tutti motivi su cui immaginare una variazione di offerte, di proposte. Oggi una grande regista che è stata celebrata a Roma per l'ultima, poi la prima del Teatro dell'Opera, è Emma Dante, la quale ha fatto una regia da Bergamo formidabile, e quindi anche quella produzione. Roberto Andò è un regista ammiratissimo ovunque, e così vale per quanti lavorano nel mondo del cinema con una radice siciliana. Insomma, si può andare avanti per ricordare perché la Sicilia debba essere più importante di Venezia come luogo di una biennale. Se poi è collegata all'Italia con la Calabria, e quindi la Biennale dello Stretto diventa un luogo inevitabile. Devo dire, come ultima osservazione rispetto al vostro entusiasmo, che proprio in questi giorni qualcuno capace è venuto da me proponendomi una biennale a Taranto. Ora io non so se questa sia una concorrente, se questa proposta che viene da un signore che si chiama Patruno, che lavora per la regione con molte buone capacità e con me ha inaugurato la mostra di Giuseppe Arr a Foggia, è un antagonista reale, cioè se esiste un'ipotesi alternativa di biennale a Taranto, città peraltro che ha altri problemi importanti e altre congiunture e altre collusioni e altre convergenze di destino tra un luogo meraviglioso della civiltà antica e un luogo della civiltà industriale, e qui di cui sappiamo. Quindi voglio solo dirvi che ora stabilmente al comando di questa proposta, ma un'altra è comunque partita, e allora che non sia mai il momento di dialogare anche con loro, perché ci sia una sorta di biennale della Magna Grecia che ingloba lo Stretto della Magna Grecia. Insomma, naturalmente rappresentato loro e a Patruno, che stavamo parlando da qualche tempo, avendo fatto l'incontro al Senato di una biennale dello Stretto. Insomma, il Meridione si candida, il Meridione si mostra pieno di vitalità e di energia, e siccome l'arte alla Biennale di Venezia è stata rappresentata nel Padiglione Italia in modo indecoroso e privo di ogni rispetto per la creatività meridionale, perché l'unico artista che ha rappresentato l'Italia è tale Tosatti, mi pare che questo sfregio, questa ingiuria, questa mancanza di rispetto per il talento meridionale e le capacità che ha dimostrato di esprimere tra Novecento e questa prima parte del nuovo millennio meritino di avere una considerazione che uno si conquista se non gli viene concessa. Per cui lo scandalo dell'Italia con la mancanza di rispetto per la grandezza, lo spirito, la vitalità, la creatività meridionale è un'incitazione a raggiungere un'autonomia, perché una biennale dello Stretto, una biennale meridione,
abbia una capacità alternativa e integrativa e complementare a quella della Biennale di Venezia. Ecco, fate queste considerazioni così variegate, vi auguro buon lavoro e sono felice di vedervi nella bella loggia del Museo di Reggio Calabria, che ha uno spazio aperto dove voi siete e che indica una speranza e un desiderio di aria nuova. Grazie, saluti al direttore. Grazie onorevole. Richiamiamo proprio il suo incipit di Roma, dell'importanza di questa che per la prima volta è più una biennale di un territorio, come avevi rimarcato a Roma, e l'importante, come detto, che forse sarà l'occasione poi di confrontarsi nei prossimi mesi, di avere un percorso come proprio tu avevi detto a Roma, che ha seguito Venezia, che poteva in qualche maniera, proprio perché fa parte di un territorio e non identifica una città su quale poi ci può essere competizione diversa, può avere un po' questa innovazione come avevi ben rimarcato ad aprile. Qui siamo di nuovo con il direttore Camillo Malacrino e che quindi nel luogo più deputato per poter raccontare e ricordare un po' sia le tue parole di aprile che quelle di oggi. Noi ti ringraziamo e quindi ci vedremo nei prossimi mesi per parlare concretamente con le istituzioni della possibilità di far diventare questo un evento, come dire, costante per il futuro. Grazie. Va bene, auguri, saluti a Malacrino. Grazie mille, saluti, arrivederci sottosegretario. Guardate che c'è Francesca Agostina, che è critica d'arte, consulente parlamentare, che è anche, diciamo, la persona che fa parte dei Meteo Invisibili fin dal primo viaggio, proprio di 5 anni fa, che è stata con noi a Messina, giusto? Oggi c'è anche qui Orazio Micali, giusto, al Museo Regionale. Se vuoi, prima che poi dobbiamo iniziare, ovviamente Vittorio ha cambiato tutto l'ordine, poi dobbiamo dare i saluti, dare lo spazio per il saluto dell'istituzione. Se vuoi darci tu un breve saluto e un contributo, grazie. Scusate se sì, non vorrei risultare prepotente, però anche io qui sono innanzi alla Commissione Bilancio, stiamo monitorando i lavori e in questo momento ho approfittato di una pausa di sospensione perché c'è un ufficio di presidenza in corso, quindi approfitterei, ma veramente un commento molto lapidario per un saluto, dal momento che insieme al sottosegretario Sgarbi abbiamo accompagnato questa progettualità sin dall'inizio. Io ancora prima, insomma, come diceva bene l'architetto Femia, ho avuto l'onore e il privilegio di partecipare alle diverse escursioni che hanno preceduto questo momento di dialogo. Ok, adesso mi sentite? Sì, adesso sì, grazie Francesca. Meglio? Sì, pronto? Okay. Sì, adesso sì. Mi sentite meglio? Sì. Ok, allora, quindi non so quanto abbiate sentito di quanto ho detto fin qui, ma sarò comunque molto, molto breve, anche perché largamente diciamo, ho centrato le varie caratteristiche connotate di questa Biennale dello Stretto sottosegretario prima di me, e quindi spirito, creatività, vitalità penso siano le parole chiave di questo straordinario progetto in campo, per il quale sono veramente onorata di aver... Francesca non si sente molto, se posso sintetizzare io, scusa Francesca, presentazione che abbiamo fatto a fianco dell'onorevole. Cosa importante, perché poi adesso lascio la parola al padrone di casa. Abbiamo iniziato insieme con te, che ha organizzato la giornata alla Biblioteca della Camera dei Deputati con Sgarbi, il ministro del Turismo Caravaglia in quel momento, e con Carmelo Malacrino, proprio per lanciare questo percorso. Oggi che siamo in chiusura è piacevole, è importante che ci ritroviamo un po' come quell'inizio, quindi come abbiamo lanciato al sottosegretario, è bene rivedersi presto con l'anno nuovo per capire come fare il passo successivo in maniera estremamente concreta affinché, indipendentemente dalle altre iniziative di altre città, qui parliamo di un territorio, di un percorso già fatto, e quanto questa possa veramente essere istituzionalizzata come attraverso una fondazione, attraverso il percorso già fatto, ma dove il Ministero entra insieme alla realtà locale, metropolitana, qui come motore significativo. Quindi questo è comunque l'invito che tu hai sempre poi portato insieme con noi a lavorare fin dai prime settimane dell'anno prossimo, insieme proprio col sottosegretario e te, direttamente in questo progetto. Assolutamente sì, okay. Mi scuso per l'audio che purtroppo le pareti qui sono molto spesse, come potete immaginare, quindi vi saluto e ci riaggiorniamo molto presto. Buon lavoro e buona prosecuzione. Grazie mille per il tuo contributo e per la tua partecipazione costante. A prestissimo, grazie Francesca. Un applauso, grazie. A presto. Passo la parola al padrone di casa. Scusami. No,
No, solo un saluto di benvenuto qui al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria. Saluto il sindaco della città metropolitana, il presidente della Camera di Commercio, il magnifico rettore dell'Università Mediterranea e tutte le altre autorità presenti, così come tutti gli altri direttori di musei che da tutte le parti d'Italia sono venute qui oggi per questo incontro di chiusura di un'esperienza che direi essere stata molto fortunata. Lo dicevi tu, Alfonso, a te va il mio ringraziamento per aver portato avanti questa idea, questo progetto insieme a Francesca Moraci, il mio ringraziamento all'Ordine degli Architetti di Reggio Calabria, rappresentati qui da Salvatore Vermiglio. È stata un'esperienza bella perché è stata un'esperienza che ha visto lo stretto, lo dicevo anche prima, come elemento non più che divide due territori ma che li unisce. Io credo che lavorare sull'unione, sulla condivisione di visioni di sviluppo territoriale sia fondamentale. Come museo già anni fa con l'allora soprintendenza di Messina abbiamo realizzato una mostra appunto per far capire quanto fosse importante unire le due sponde dello stretto. La mostra si intitolava Zankler Region, due città a controllo dello stretto, perché serviva proprio far vedere come nell'antichità gli stessi materiali, le stesse tipologie si trovassero sulle due sponde dello stretto come riflesso di una stessa cultura. Quello che state facendo voi è una visione contemporanea di una situazione storica, quindi credo che avrà sicuramente grande fortuna. Io ringrazio il sottosegretario Vittorio Sgarbi, che è sempre più vicino al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, l'abbiamo avuto qui un paio di mesi fa come ospite in occasione del convegno internazionale sui bronzi di Riace, ha apprezzato molto il museo e vedo una sua costante attenzione verso questo territorio. So che dovrò tornare dopo, quindi il mio saluto di benvenuto a tutti voi. Grazie. Grazie. Lascio la parola a Francesca, so che Francesca, ma c'è in collegamento. Francesca, prima di lasciare la parola a te farei fare il saluto diciamo all'istituzione, perché poi alcuni sono evidentemente impegnate, quindi poi magari alla chiosa finale. Francesca, se mi ascolti ti ridò la parola, intanto ti vediamo. Ciao Francesca, tutto bene? Tutto bene. Francesca, ci siamo dati il cambio oggi, lei a Milano e io sono venuto giù a Reggio e poi vediamo, facciamo, e fa parte anche questo, un po' come la Biennale dello Stretto che ha sempre voluto mettere insieme la costa siciliana, la costa calabrese, quando io scendo giù lei sale su o viceversa, giusto Francesca? Va bene. Allora, ma sempre connessi. Assolutamente, quindi. Se sei d'accordo quindi io farei intervenire l'istituzione e poi ti lascio la parola alla fine di questo giro, ok? Grazie. Prego Giorgio. Beh Alfonso, grazie, che dire, molto emozionato per esserci stato dall'inizio di questa biennale, ancora prima Mediterranei Visibili. Questa di oggi e domani è la conclusione di un primo passaggio, quindi oggi avremo molte testimonianze così come domani e ci sarà la possibilità poi di fare delle domande anche in proiezione del passaggio del 2023 e poi della prossima edizione 2024. Io non ho capito se chiamiamo tutti, no, chiamiamo tre per volta diciamo. Una alla volta. Allora, Giusy Princi, vicepresidente Regione Calabria, con delega alla cultura e programmazione unitaria. Lei ci ha portato forse un video saluto, non so se è arrivato, perché lei è impegnata fuori dal territorio, ma l'abbiamo avuto anche al telefono l'altro giorno, quindi era importante, come dire, nominare. Non so se abbiamo avuto poi il video, quindi non ce l'abbiamo, quindi riporto io un po' i saluti perché abbiamo avuto al telefono l'altro giorno, quindi anche una testimonianza importante con la Regione, come dire, abbiamo sempre comunque instaurato un dialogo, anche perché era importante che questo percorso fosse intanto messo a conoscenza e confronto, poi ogni istituzione ha le sue dinamiche, però sicuramente l'assessore della cultura regionale è vicino al progetto e anche nel confronto telefonico l'altro giorno e poi direttamente col comitato direttivo ha manifestato la volontà ovviamente diciamo fin dai prossimi mesi nell'anno nuovo di mettersi al tavolo insieme a tutte le altre istituzioni sul progetto di sviluppo diciamo della Biennale. Beh, allora andiamo avanti con la scaletta, vedo Carmelo Versace, sindaco facente funzione città metropolitana di Reggio Calabria, che è intervenuto tante volte in questa Biennale, anche nei caffè della mattina, ricordo, quindi un saluto e un punto della situazione direi a questo punto. Sì, intanto grazie, proviamo a non ripetere gli errori, non è la chiusura della Biennale questo. Questo è un momento importante in cui si fa la sintesi, quindi vediamo se ho anche imparato bene la lezione, di quello che abbiamo fatto in questi mesi, e però bisogna ripartire anche velocemente.
Provo ad aggiungere qualcosina in più anche per non annoiare, perché è vero, ho partecipato tantissimo e sono contento di aver partecipato. Era una nota di merito, non di biasimo. No, la no, presenza... no, però bisogna anche provare ad aggiungere dei contenuti e a dimostrare che cosa anche si è fatto in questi mesi. E come città metropolitana abbiamo lavorato a un emendamento ben preciso da portare in finanziaria per quanto riguarda la biennale. Ora capite bene che ci sono delle dinamiche anche un po' particolari nelle finanziarie, diciamo, di fine anno. Tra le altre cose, questo è un governo che si è insediato da pochissimo, lungi da me da voler giustificare, diciamo, quelle che saranno le scelte che andranno a fare, però penso che la testimonianza dell'onorevole Sgarbi è importante, diciamo, per già dal prossimo 28, Alfonso diceva nelle prime settimane di gennaio, no, io già vi assicuro che già giorno 28 che sarò in Senato proverò a capire se riusciamo anche alla fine sul rush finale a inserire questo emendamento. Non mi interessa che venga inserito o che ci sia la copertura finanziaria, su quello si può discutere anche successivamente, però sarebbe importante anche dare semplicemente un segnale anche di continuità rispetto a quello che si è fatto. Stamattina insieme a Salvatore Vermiglio siamo stati a un importante convegno che è stato fatto a Villa San Giovanni, che c'entra con la Biennale. C'entra perché abbiamo ascoltato dalla viva voce di un docente dell'ICampus, che adesso mi sfugge il nome, Sivier, perfetto, che fortunatamente ha detto tutta una serie di cose che alla Biennale abbiamo ascoltato più volte. Quindi non si è parlato solo ed esclusivamente di ponte fisico, di attraversamento con Messina, ma si è parlato, ecco, di tutto quello che ci sta dentro, quegli elementi, che è l'elemento cardine, che è l'acqua. E questo ci lascia pensare che probabilmente, Alfonso, forse la strada che avete intrapreso e che noi stiamo portando avanti insieme a voi è la strada più giusta, più importante per un territorio come questo, molto importante. Quello che oggi mi aspetto, però oggi lo devo dire abbastanza chiaramente, non lo dici tu, lo dico io, le istituzioni locali devono capire che ci devono stare in questo progetto, non ci possiamo più permettere il lusso di starci e non starci, è necessario che ognuno faccia un pezzetto di strada, perché la città metropolitana si sta assumendo forse anche troppe responsabilità e non posso più tornare indietro. Non voglio tornare indietro, però ho la necessità che anche gli altri enti si assumano delle responsabilità precise, perché adesso ci aspettano 2 anni in cui bisogna andare a costruire un perimetro che abbiamo sì definito molto bene, però adesso necessita concretamente, non mancano i contenuti, non mancano i supporti scientifici, però serva che Regione Sicilia, Regione Calabria, Città Metropolitana di Messina facciano la loro parte concretamente, perché voi più di tutti avete anche la necessità di poter anche capire quello che è l'orizzonte. Io non la faccio lunga, ringraziandovi, diciamo, per l'ulteriore opportunità, ringrazio ovviamente il direttore Malacrino che, nonostante i suoi innumerevoli impegni, è riuscito anche a darci queste 2 giornate la possibilità di stare in questa splendida terrazza, e ti ringrazio ancora per quello che stai facendo. Siamo a fine anno, però è chiaro che la collaborazione è stata tra noi e voi, era fondamentale, importante e dire poco, però non era neanche scontato, visto i nastri di partenza e visto anche il momento, diciamo, che stavamo attraversando. Grazie. Grazie Carmelo Versace. Andiamo avanti con la scaletta. Enzo Caruso, assessore alla cultura, città di Messina. Sono qui a rappresentare il sindaco Federico Basile della città di Messina e anche sindaco metropolitano, e siamo chiaramente in squadra su un territorio che, dicevo, a Messina
Allora capo della commissione che realizzò le fortificazioni che ad Anello si distribuiscono su tutto il territorio considerava lo stretto come un fiume che attraversa un territorio unico, per cui ecco, non una divisione di un mare ma un territorio unico che si affaccia su questo stretto. Recentemente sono stato a Roma al convegno, a Fiera di Roma, al convegno sulla Blue Economy, e si sono gettate le basi per realizzare uno dei percorsi culturali del Consiglio d'Europa sulla Blue Route, sulle rotte di Ulisse. Ritengo ecco, che il Comune di Messina, insieme a quello di tutti gli altri comuni dell'area dello Stretto, non possa che fare squadra su un percorso che deve far diventare ecco, questa nostra peculiarità un grandissimo attrattore nel suo unicum. Quindi non esistono i singoli territori, ma esiste lo Stretto di Messina che merita praticamente di essere una delle meraviglie del mondo, una delle attrazioni più importanti che ha portato dominazioni nei secoli praticamente ad attenzionare questo braccio di mare. Per cui siamo in squadra, ci vogliamo essere e siamo qui per gettare le basi per un futuro che porti economia indotta a tutti i nostri territori. Grazie, grazie Assessore. Allora, abbiamo Giuseppe Zimbalati che però mi sembra di capire sia afono. No, io non lo do per scontato, è sempre stato presente all'università, che per noi è molto importante, perché come dire, il vero passaggio del testimone del futuro avviene attraverso l'università, quindi grazie anche perché senza voce sei presente, poi Francesca farà come dire, l'intervento relativo anche come dire, al ruolo dell'università. No, solo un saluto, il sindaco stava ancora male, spero che domani sia presente chiusura, sì, per la festa di chiusura su Assiacci. Volevamo ringraziare perché Siacci è diventato un luogo di visite non indifferenti, quindi la Biennale è stata sicuramente occasione per farlo conoscere a tanti, che anche del luogo non avevano idea della bellezza del posto. Ecco. Allora, adesso poi non vi dico i numeri esatti, li diremo poi domani. Sì. Il numero di visualizzazioni legato al Forte Patria Siacci è oggettivamente un caso quasi europeo, nel senso che ormai tutti sono curiosi di sapere se questo luogo esiste o non esiste, perché poi noi lo raccontiamo come luogo invisibile e quindi in qualche maniera è particolare. Poi i video che abbiamo cominciato a far girare insieme ovviamente al Comune di Campocalvo sta raccontando molto bene qualcosa che comunque per quanto si possa raccontare attraverso le immagini bisogna viverlo assolutamente. Andare a visitare, ecco, sì, e noi giusto ne approfitto perché abbiamo iniziato lì in qualche maniera e domani a chiusura della premiazione degli ultimi interventi, degli ultimi panel, anzi invitiamo tutti noi, ci sarà una festa aperta diciamo popolare, cittadina, proprio in quei luoghi, e noi prima di pigliare l'aereo alle 9 di sera faremo questo momento insieme con tutto il territorio come diceva prima il sindaco. Vi aspettiamo, grazie. Grazie. Permettimi una presentazione personale per Ilario Tassone, Presidente Ordine Architetti Reggio Calabria. Ilario è qui. Dov'è? Non lo vedo. Eccolo, scusa, sei in controluce. Devo farti i personali complimenti perché abbiamo iniziato questa avventura Mediterranei Invisibili prima e devo dire, a livello retorico ogni tanto ti bloccavi. Adesso sei diventato un relatore finissimo, un oratore di primo livello. No, a parte gli scherzi, questa esperienza è servita molto anche a te personalmente, immagino, come lavoro e come mondo di relazioni nuove, a me sicuramente. Assolutamente sì, grazie. Intanto grazie a tutti per essere qua con noi, essendo sabato pomeriggio siete tutti presenti, quindi questo è già un gran risultato che è in continuità con quello che è l'esito della Biennale dello Stretto. Biennale dello Stretto che ovviamente l'abbiamo detto, lo ribadiamo, non è un evento ma di fatto è un progetto culturale, l'abbiamo visto dai numeri, l'abbiamo visto da quelli che sono stati poi i risultati effettivi, siamo andati al di là della professione, quindi al di là degli architetti, degli ingegneri, degli scultori, degli artisti, siamo arrivati, e questo è il risultato più bello, sui banchi di scuola, quindi abbiamo diciamo, superato un livello e siamo arrivati proprio a quella che è la nuova generazione, quindi il nostro futuro, quindi riuscire ad arrivare con un messaggio importante, quindi al di là della categoria, arrivare proprio sui banchi credo che sia la cosa più interessante e più bella che siamo riusciti a fare su questo. Lo diceva bene il sindaco Versace prima, la Biennale ovviamente non finisce qua, questa è una tappa intermedia, una tappa in cui si fa una sintesi, si prende atto di quelle che sono state tutte le azioni che abbiamo portato avanti sul territorio, la nostra attività è diventata anche un'azione rigenerativa,
il forte di Campo Calabro, il forte Siacci, sì, era conosciuto, ma adesso l'abbiamo lanciato a livello mediatico in tutto il territorio del Mediterraneo, quindi abbiamo portato avanti un'immagine di un territorio in maniera straordinaria, fortissima, quindi questa è un'azione che comunque va al di là poi di quella che è la formazione intesa come mera attività professionale, quindi capire che il ruolo che hanno gli architetti in questo caso principalmente, che non è soltanto quello di avere una visione tecnica, ma c'è quel ruolo culturale e sociale che dobbiamo valorizzare ancora di più, le azioni dell'ordine, esattamente quello che stiamo facendo, quello di portare avanti una visione di futuro, quindi immaginare delle azioni che saranno portate avanti con i laboratori permanenti che vogliamo istituire, che partiranno verosimilmente a gennaio insieme alle istituzioni, per far diventare questi laboratori un punto di sperimentazione, di visione del territorio, però non legato all'immediatezza, ecco l'azione che fanno spesso le amministrazioni per le condizioni che si creano al contorno, e quindi di rincorrere con le scadenze, i finanziamenti, le scadenze relative ai bilanci, ecco in questo modo noi vogliamo lanciare un segnale diverso, quello di visione, quindi immaginare la trasformazione del nostro territorio, ma inteso proprio del territorio del meridione, che è diventato un po' adesso il centro del Mediterraneo, non tanto il sud dell'Italia, quindi ecco il messaggio che vogliamo mandare, ma quello appunto di avere una visione a 20 anni, a 30 anni, quindi non immaginare la trasformazione da oggi al domani legata al finanziamento, alla scadenza, ma avere un'idea forte dove poi ogni singolo intervento può essere un piccolo tassello però di una visione molto più completa. Ecco, chiudo ringraziando le istituzioni che sono qua presenti, ma devo dire la verità, non sono presenti solo per fare i saluti come a volte succede in alcuni convegni, sono presenti perché ci hanno accompagnato in questo percorso dall'inizio, sono stati con noi, sono protagonisti insieme a noi a questo percorso, un percorso che mette assieme tutte le professioni, c'è una contaminazione, ecco questo termine che mi piace molto, la contaminazione tra le arti, tra le professioni, già il Forte Siacci ne abbiamo avuto una piccola testimonianza, gli artisti che erano insieme ai progetti, che erano insieme ai fotografi, che erano insieme anche alle performance, ai musicisti, ecco quindi una visione a 360 gradi, no? che fa capire qual è la visione che vogliamo portare avanti, quali sono le azioni su cui bisogna iniziare a fare delle riflessioni un po' più a lungo termine, ecco quindi io vi lascio con questo. Aspetta un secondo, sì. Prima di lasciarci volevo fare io una domanda ad Alfonso, con te presente, sì. Si è parlato di Batteria Siacci, siamo in questo luogo fantastico, personalmente ho conosciuto luoghi altrettanto fantastici anche dall'altra parte, no? Dello stretto, e quindi questa biennale diffusa, mi verrebbe da dire, è stato un momento magico proprio perché ha fatto conoscere luoghi già conosciutissimi ma con una veste diversa. Una domanda a te e ad Alfonso, la scelta di questi luoghi, insomma. La nostra finanziaria, che è più semplice, ovvero la 500% società Benefit, se proprio prima di questo incontro, prima di queste due giornate incontrata in settimana a Milano, per capire se tutti, diciamo, gli attori, ovvero compagni di viaggio, come chiamiamo noi, fossero interessati a immaginare rispetto ai programmi che normalmente sviluppa questa società, diciamo, di ricerca e comunicazione, che è molto più articolata, se era interessata a immaginare dopo questo percorso di concentrare, diciamo, la maggior parte, diciamo, degli investimenti nei prossimi anni, quindi a cominciare dal 2023 proprio sulla Biennale. Antonino Tramontana, Presidente della Camera Commercio Reggio Calabria. Prego. Grazie, buonasera a tutti. Ringrazio intanto il Presidente Ilario Tassone, il suo predecessore Salvatore Vermiglio, insomma tutti gli intervenuti. Grazie veramente di cuore per aver messo su tutta questa macchina, una macchina che veramente ha funzionato bene. Di solito a fine prima edizione, no, si raccolgono anche gli aspetti negativi magari se qualcosa non è andata bene si cerca, no, di attenzionarla per portarla, per risolverla e per non sbagliare il prossimo anno. Io direi che insomma almeno dall'esterno non traspare, non abbia funzionato, non ci sia stata una cosa che non ha funzionato, ha funzionato secondo me tutto bene, tutto nel miglior dei modi, e siete veramente stati bravi anche a coinvolgere, a creare queste sinergie tra il mondo e le istituzioni, che devo dire che da qualche tempo un po' si parlano, ma è stata anche l'opportunità per sederci tutti assieme e affrontare dei problemi, il primo quello che è stato un po' scelto da voi, quello dell'acqua, no? Per iniziare a discuterne tutti assieme e tutti assieme per cercare di portare anche delle soluzioni.
mi è piaciuto moltissimo questa condivisione dei due territori, il territorio dello Stretto. Anche noi come sistema delle Camere di Commercio stiamo dialogando molto con la Camera di Commercio dell'altra sponda e stiamo iniziando a cercare di capire come far dialogare le due realtà economiche delle nostre città, e sarebbe veramente forse questo il punto di svolta e di grande opportunità del sistema economico e non solo delle due città metropolitane. E poi questo, quello che diceva prima il Presidente Ilario, sfruttare, utilizzare, e io lo dico spesso, questa centralità nostra nel cuore del Mediterraneo, e quindi è importante, è vero, guardarci e guardare le economie più ricche che stanno a nord di noi, ma è importante anche guardare a chi sta vicino a noi, a sud di noi, e cercare un dialogo anche con tutti quei paesi che sono nel bacino del Mediterraneo, che potrebbero veramente essere di supporto alla nostra economia. Su questo dobbiamo parlarci, dobbiamo confrontarci, e come sistema imprenditoriale ci stiamo credendo. Questi eventi ci aiutano ovviamente a veicolare quello che di buono abbiamo sul nostro territorio, a veicolarlo ed è stato fatto grazie anche all'impegno di Alfonso Femia, che ho avuto un piacere di conoscere e che rappresenta la nostra città, perché è un nostro concittadino, sia a livello nazionale ma anche internazionale. Quindi dobbiamo mettere in sinergia tutte queste figure positive che Reggio ha per portare Reggio in Italia e nel mondo. Grazie. Grazie Presidente Tramontana. Alfonso? È abbastanza importante ricordare il percorso che abbiamo voluto tutti insieme fare dal punto di vista, diciamo, di un dialogo assolutamente che ha messo fin da subito in campo l'apporto con le istituzioni. Quindi la firma di un protocollo d'intesa non in termini formali ma in termini concreti. Ricordiamo, a noi fa piacere che questa idea del Biennale nasce un anno prima, giusto durante un viaggio ai Mediterranei Invisibili, dove poi parlando giusto con le due città e in primis in quel momento con il sindaco Falco Mattai era nata questa idea di spostare, di portare avanti questo tipo di progetto. Dal protocollo d'intesa poi l'altra cosa importante è che si è instaurato, come dire, un rapporto, un dialogo, come lo testimonia questa giornata, con le istituzioni, diciamo, alle diverse scale, ai diversi come dire, ruoli complessivi. Abbiamo avuto la partecipazione sempre importante, diciamo, di tutte le istituzioni, anche con contributi di riflessione. La giornata di Milano è stata una giornata in cui, per esempio, noi abbiamo voluto portare la Biennale a Milano, in cui ci potesse essere un momento di calma fuori, diciamo, da un certo contesto, per poter riflettere su quello che stava accadendo e quello che poteva essere l'elemento significativo. Come è stato ricordato prima dall'assessore alla cultura della città di Messina, è stato firmato il protocollo di intesa proprio, diciamo, sulla terra di Messina, lungo lo Stretto, e quindi questa condizione abbastanza unica, ripeto, i protocolli d'intesa possono essere semplicemente delle carte, ma in questo caso invece era la volontà fin da subito di istituzionalizzare un dialogo concreto e importante. Il ruolo significativo ovviamente è stato quello dell'ordine professionale, permettentemente quello di Reggio e quello di Messina, ma Reggio sicuramente perché ha seguito i Mediterranei Invisibili fin dall'inizio, quindi anche questo passaggio di testimone tra Vermiglio e Tassone è stato virtuoso, perché ha continuato un percorso che ha alzato l'asticella come noi chiedevamo che potesse essere fatto, e che quindi ha sempre coinvolto fin dall'inizio questa idea, diciamo, del territorio, del fatto di non stare dentro un'idea o di Reggio o di Messina, ma di capire quanto questo luogo sia un magneto straordinario. L'altra cosa era in qualche maniera assumere questo luogo e questo contesto per poter riflettere in maniera concreta su quello che oggi è un tema di cui ci riempiamo tutti come la bocca, ma che spesso è più un suono, il cambiamento climatico, invece di un'azione. Allora la volontà è stata quella di immaginare quali azioni possibili potevano avvenire relativamente a questo tema, e quindi individuare proprio lo Stretto come un magnete capace di mettere in qualche maniera insieme ricerca, riflessioni, dubbi, ma anche esperienze significative. E oltre il fatto ovviamente che c'è un'idea di Mediterraneo da riportare alla centralità internazionale come punto di riflessione e anche di azione, ma mettendo insieme le tre rive, quella africana, quella asiatica e quella ovviamente, diciamo, medio orientale complessiva.
La Biennale dello Stelvio poi è stata poi una call internazionale che ha visto più di 100 persone, 100 studi, ma parliamo di più di 300 persone che hanno partecipato, che sono esposte a Forte Battaglia Sacci e che sarà oggetto di una pubblicazione che presenteremo i primi mesi dell'anno prossimo sul tema dell'acqua. Voi sapete che il tema delle tre linee d'acqua è il tema in qualche maniera che abbiamo dato alla Biennale ed è un tema che resterà perché è il tema che comunque tiene insieme tutte, diciamo, le tematiche. È stato messo in campo una Challenge Under 35 premiata proprio qua ai primi di ottobre attraverso le figure internazionali per ingaggiare fin da subito a un discorso intergenerazionale relativamente a questo tema. E anche qui una parola spesso vuota, rigenerazione, noi senza usarla tante volte è accaduto una cosa importante, un luogo invisibile si è rigenerato attraverso le persone, la cultura, l'incontro, passo dopo passo, senza, anche in maniera virtuosa, con poche faticose, come dire, decine di migliaia di euro, si è stato fatto questo, che anche questo è un elemento significativo per capire come si possa intervenire nel fare in modo che i luoghi possano cominciare a riappartenere dal punto di vista, diciamo, di un rapporto con il territorio, ma che ovviamente possono diventare parte di un immaginario molto più ampio. E ovviamente una proiezione futura che riguarda, che noi immaginiamo, l'abbiamo lanciato e detto nei due giorni di Messina a novembre, e l'abbiamo parlato proprio con l'assessore, l'importanza, diciamo, di trovare un gemello, no, del Forte Battaglia Sacci, per immaginare che questa biennale sia sempre in questa linea di tensione, quel ponte, come dire, più non fisico ma culturale significativo e importante. Il tema con l'università è stato importante, è stato estremamente significativo la partecipazione degli studenti dell'università e anche, diciamo, dei licei e delle scuole, in maniera estremamente spontanea, un po' per il fatto che la curiosità, che ahimè purtroppo è una cosa che abbiamo anche perso, che invece è sempre il motore significativo, diciamo, in alcune azioni, ha fatto, come dire, ridare anche una centralità alle nuove generazioni. E ovviamente, come è stato detto, un elemento estremamente importante è stato l'arte nella sua dimensione più ampia, lo hanno dimostrato i premi che abbiamo dato giusto un mese fa relativamente alla call to action complessivo. Tre premi, un premio Challenge to Action che è stato dato a ottobre, i premi alla città metropolitana, sono state premiate due città tra quelle che sono state individuate come case studi, la città di Cervia, ed è venuto in presenza il sindaco e il dirigente della città di Cervia proprio a Messina, la città di Genova sul tema delle tre linee d'acqua, e ha ricevuto il premio sindaco Bucci proprio due settimane fa dopo la presentazione del progetto Open Fabric, e poi tutti i temi legati alla scrittura, ai video, all'arte, all'ismo immaginario, quindi creando una comunità già culturale di progetto ampio dal punto di vista, diciamo, di quella che la riflessione intorno alla Biennale. E i tre premi della Biennale, lo stesso, i tre premi internazionali legati all'architettura, alla ricerca e al tema dell'acqua, e avremo, sarà interessante domani vedere la presenza, avremo uno studio di Londra, uno studio di Parigi, due studi di Parigi, uno studio, diciamo, che è portoghese ma di origine calabrese, anche l'idea che in qualche maniera di internazionalità è estremamente importante, che domani portiamo con i premi della Biennale. I premi che abbiamo dato a novembre sono i premi delle città metropolitane dello Stretto, è molto importante anche che ci sia ogni volta, come dire, chi è l'attore significativo relativamente ai premi. Nasce quindi per noi già da oggi, diciamo, l'idea del laboratorio permanente internazionale, che già è uscito come tema di riflessione su diverse riviste complessive e che mette sempre insieme come filone guida di ricerca quelli che sono stati, diciamo, i temi che hanno condotto un po' il confronto in questi mesi relativamente al tema del progetto. È interessante adesso parlare anche di questi, i numeri. 150 persone impegnate dall'inizio su questo progetto, in maniera spontanea, continua e quasi un crescendo giorno dopo giorno. Sette città connesse, come vedete, che vanno da Genova, Villa San Giovanni, Campo Calvo, Milano, Parigi, che hanno sempre in qualche maniera dialogato per costruire questo percorso in questi quattro mesi in maniera continua. 85 patrocini con enti, istituzioni, accademie, ordini professionali, ma anche qui il patrocinio, non abbiamo cercato un patrocinio per avere un patrocinio, ma un'idea forte di chi poteva in qualche maniera stabilire un rapporto diretto con la Biennale. Abbiamo stabilito sul fare la Biennale 8 media partnership, oltre 300 articoli pubblicati, saremo da qui alla fine più di 400 articoli pubblicati all'interno, diciamo, di un lavoro narrativo fondamentale continuo con la Gazzetta del Sud, che praticamente da tre mesi ogni settimana parla della Biennale, dell'arte, dell'architettura, del design, di qualcosa che in realtà dovrebbe essere la normalità, ma che non esiste in nessuna stampa nazionale. Questi temi non appena, mentre in altri paesi, il Paese o in Francia, esiste il tema che questi temi legati alla città e al territorio appartengono costantemente. Qui una breve sintesi di questo che poi è diventato una realtà del dialogo continuo, oltre, diciamo, a quello che è stato dato lo spazio in maniera spontanea, e devo dire che ringraziamo questo regalo di Giuseppe Smotto proprio il giorno 5 quando siamo tornati indietro, in cui sulla pagina nazionale della Repubblica scrive: se il ponte sullo Stretto è una biennale delle arti, un po' come richiamava il sottosegretario. Biennale oltre lo Stretto anche dal punto di vista della CTV, che è l'altro partnership, o come la Green Chiesa, che è un altro media partner internazionale molto importante legato anche al New York Times, che ha dato spazio significativo
oltre a tutte le altre riviste relativamente al parlare, diciamo, della Biennale. Dal 30 settembre al 18 dicembre 42 talk, 170 relatori, 12 lecture, più di 10.000 persone in 6 location e 3 centri urbani. Questa settimana, in un evento a Firenze con invitati sul Climate Change, che ci portavamo anche come riferimento all'esperienza del Biennale, si parlava proprio in maniera concreta con il team. Noi abbiamo fatto questo tra il 30 settembre e il 18 dicembre. Immaginate questo tra il 30 di maggio e la fine di ottobre, ovvero se ci sono state 10.000 persone in questa condizione, in una situazione in cui poi da settembre Forte Siaci è stato aperto solo 2 giorni alla settimana e per un mese quasi no, perché c'è stato anche dei problemi dal punto di vista del tempo, che tipo di risposte ci si potrebbe essere state. Se analizzate eventi nazionali molto più importanti, tra virgolette, riconosciuti, parliamo di numeri che stanno tra i 5.000 e 7.000 e sono grandi successi. Questo lo dico non tanto come merito a chi ha fatto la Biennale, è un merito di questo territorio, un merito che indica anche, come dire, un'attenzione significativa e anche una volontà. Il tema forte, vuol dire, è stata la mostra a Campo Calvo. Noi crediamo che, ed è quello che discutevamo prima e parleremo col sindaco proprio di Campo Calvo, di istituire definitivamente un rapporto forte con il Forte Batteria Siaci, affinché diventi un luogo costante relativamente al tema della Biennale. E ovviamente, come dire, l'altro tema importante, che anche recentemente è stato attribuito, come dire, questo premio della città proprio di Reggio, relativamente al premio legato alla cultura. Il programma e il progetto 2023 su cui stiamo lavorando è i 3 laboratori che devono avvenire, essere sviluppati, essere radicati all'interno dello stretto. 3 laboratori internazionali che hanno bisogno di un lavoro precedente, che devono portare poi a qui a giorni di riflessione legati sempre al tema relativamente all'aspetto ambientale, sociale, antropologici e ovviamente sulla creatività. Un dialogo attivo che è già partito in queste settimane attraverso queste città, cioè che vuol dire uscire dal confine dello stretto, ma portare questa esperienza a confrontarsi concretamente con ognuna di queste città. Stiamo lavorando e dialogando con le istituzioni in maniera complessiva. C'è già l'interesse anche di spostare queste esperienze per un paio di giorni in un'area simile come fragilità e interesse al territorio, che è l'area del Circeo, tra la costa laziale e le isole pontine, che è un'altra condizione estremamente straordinaria su cui si può lavorare. E poi le 2 pubblicazioni che saranno in qualche maniera, da un lato, il momento di rendicontazione di valore, di contenuti che sono stati sviluppati in questi mesi. Con queste 2 attività riteniamo di poter individuare una roadmap che possa essere messa sul tavolo fin dalle prime settimane dell'anno prossimo, per poter discutere, definire e capire quanto e come vorremmo in qualche maniera portare avanti questo percorso, che ci dovrà portare in 2 anni a realizzare poi la prossima Biennale. Ovviamente questo prevede, e chiudo, lasciando la parola a Francesca per un saluto e per un tuo intervento, la volontà, come abbiamo detto nella battuta, abbiamo voluto e ci tenevamo che ci fosse oggi il sottosegretario, che, cioè, quando abbiamo incontrato l'onorevole, oggi il sottosegretario della cultura può essere oggettivamente l'interlocutore ideale, che grazie, come diceva prima il signor Versace, alla volontà, se le istituzioni lo vogliono fare, di immaginare che questo percorso, che da qui a un tempo debba portare alla costruzione di una fondazione, attraverso anche l'idea di inserire dentro un ministero, possa definitivamente costituire una figura istituzionale culturale di questo territorio, creando questa latitudine di pensiero che oggi non c'è, che è quella che noi definiamo nelle comfort zone nazionali e internazionali. Grazie e lascio la parola a Francesca. Prego, Francesca. Grazie Alfonso, buonasera a tutti. Un po' di dispiacere per non essere lì presente, diciamo, dal punto di vista fisico, no? Però lo sono totalmente. E sono state dette moltissime cose dal sottosegretario Sgarbi, che ha sempre sposato, diciamo, sin dalle prime battute con grande interesse, come peraltro lui ha illustrato anche nelle motivazioni culturali alla specificità del territorio dello stretto. Gli effetti che ha prodotto lo sviluppo di questo progetto così fortemente voluto, ma anche così fortemente partecipato in un territorio che, devo dire, che è stato, oltre a essere motore, è stato anche accogliente, ha riproposto e ricontaminato le riflessioni. Desidero fare soltanto un paio di highlights, direi, sulle questioni. Il primo è che questo della Biennale è un progetto culturale, un programma culturale estremamente innovativo,
E sostanzialmente qual è la differenza e qual è forse il livello del successo e perché ha raccolto questo successo? Permettetemi di usare questa parola che a volte si ha anche un po' paura di pronunciare. Non soltanto per la partecipazione e ovviamente per la sostanza con cui poi si sono svolti i talk, le contaminazioni, i temi, devo dire, i temi che Alfonso poc'anzi riassumeva, ma perché sostanzialmente ha dato la visione di un altro futuro. Ha dato la visione di un futuro che parte dal sud come motore di innovazione, proprio, quindi come la cultura possa fare innovazione e possa fare, permettetemi, anche PIL, partendo da una risposta concreta che ha sostituito alle parole, al disagio, ad alcune narrazioni sbagliate, l'idea invece di come si possano realizzare condizioni nuove di coinvolgimento, di processo culturale, di rigenerazione umana e territoriale. Quindi è stato forse in parte anche un laboratorio nel laboratorio, non so come dire, in cui ovviamente la ricerca, l'arte, i pensieri, le riflessioni, tutti quei temi, anche Ilario Tassone lo ricordava, no? di contaminazione hanno prodotto e hanno sviluppato, ma hanno sviluppato visioni di futuro. Parliamo quindi di acqua, ma l'acqua è la vita, ma le tre linee d'acqua racchiudono praticamente qualsiasi tipo di intervento, direi, dal punto di vista spaziale, nella condizione nella quale ci muoviamo. Parliamo di ricerca e parliamo architettura. Ecco quindi che non soltanto il cambiamento climatico, ma anche l'architettura, l'infrastruttura, e devo dire l'infrastruttura, la grande infrastruttura immateriale che è la conoscenza. Ecco quindi che la presenza anche dell'università in questo progetto, quindi ringrazio fortemente anche il rettore della Mediterranea, che è l'università ovviamente presso la quale io insegno e svolgo attività di ricerca da moltissimi anni, e anche l'università di Messina, perché hanno colto questo invito e l'hanno colto con entusiasmo. L'Università Mediterranea, spero di interpretare il pensiero del rettore che è lì presente, ha un programma di attività per quanto riguarda il Mediterraneo e ha tra l'altro in corso una serie di grandi progetti di innovazione che riguardano appunto i cambiamenti climatici nella grande sfera delle trasformazioni. Quindi questo è un modo per fare cambiamento. Io credo che questo sia il punto nodale. Siamo riusciti tutti quanti insieme, tutte le istituzioni presenti, chi ha lavorato dal primo momento, chi ha lavorato negli anni, a creare veramente un programma culturale fortemente innovativo. Ci sarà un prosieguo, chiaramente, che noi, Alfonso l'ha poc'anzi evidenziato in alcuni passaggi, che richiede sicuramente alcuni passi anche in prospettiva, quindi la costituzione di una fondazione, tra l'altro la possibilità ovviamente della partecipazione del Ministero della Cultura, oltre che alla partecipazione ovviamente dei settori competenti delle due regioni. Ricordo che anche la regione Sicilia, con la presenza dell'assessora alla cultura e all'identità siciliana, ha dato una grande disponibilità per l'evento, anche se il termine non è esattamente corretto, perché la Biennale è molto di più di un evento, ma anche per creare tutte quelle connessioni mediterranee con le città con le quali già siamo entrati in contatto, ma anche come
contemporaneità di eventi, scambi e anche esperienze da riportare poi all'interno dei laboratori e all'interno dei territori. E anche la possibilità ovviamente di candidare la candidatura dello Stretto come capitale della cultura europea del 2033. Credo quindi che questo sia un modo di rispondere a un nodo insoluto del sud del nostro paese, anzi in questa risposta si trova la forza e il motore per riposizionare anche una parte della cultura che probabilmente aveva bisogno anche di una spinta molto molto più forte. Io credo che questo sia stato una di queste spinte necessarie probabilmente.